Ciao e ciao, sono appena arrivata al mare e il primo giorno, almeno per me, è sempre un dramma, 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 perché in pratica sono stanca, sono sempre in ritardo sul fare le cose e quindi disastro veramente. Infatti quando arrivo sono sempre molto giù di morale, molto, cioè sembro quasi che voglia tornare a casa subito, poi mi riprendo. Sono le 5, sono arrivata da un'oretta, ho sistemato le cose nella camera. Non vi faccio il room tour perché è una camera molto semplice, c'è solo il letto, l'armadio e il bagno. Però poi vi faccio vedere magari la vista perché è carina, si vede anche il mare da parte. Ci sono un sacco di case e spero che si veda la luna perché sarebbe fighissimo perché si vede dal letto e quindi sarebbe bello. Fare una vacanza ai tempi del coronavirus è molto strano. È molto strano perché ti fanno compilare i fogli che non sei malato, che non sei stato a contatto con malati, che non hai insieme persone malate ed è tutto un po' strano. Io adesso farò la doccia e poi uscirò per fare due passi giusto così sul lungomare e dopo cena, insomma, vado a cercare qualcosa da mangiare per cena e poi stasera sto qui tranquilla in camera, mi guardo qualche cosa o alla TV, che è microscopica, però vabbè, oppure dal cellulare che mi sono caricata qualche film e serie, eccetera. Quindi ci vediamo prossimamente. Ciao ciao! Questa è la vista dalla mia camera, laggiù come vedete si vede il mare, qua ci sono tutte le varie casette, probabilmente il campanile di una chiesa e un enorme pino, sì, bello alto. Ok, sono tornata. Comunque, sto per cenare, mi sono presa un couscous d'asporto. E poi ho preso tipo dei dolcettini, dei biscotti al cocco. Vi avrò fatto vedere sicuramente la vista, che è molto carina. C'è ancora il sole, ma spero che si veda un bel tramonto. E nulla, sono stanca, devo dire la verità, sono stanca. Mi è venuto anche un po' di mal di gola perché l'aria condizionata nel treno era sparatissima, cioè era tipo Polo Nord. E quindi mi è venuto un po' di mal di gola. Qua abbiamo il ventilatore che gira e nulla. Non lo so, adesso sono le 7:30, quindi mangerò e poi o faccio un giro qua nei dintorni oppure sto in camera questa sera, visto che comunque è il primo giorno, ci sta anche. E nulla. Ciao ciao! E buongiorno, buongiorno. Siamo al secondo giorno di vacanza. Sono un po' così, ragazzi, sono un po' così. Forte usare i filtri perché non mi sto truccando, intanto sono al mare, fra un po' vado in spiaggia, quindi ho detto che mi trucco a fare.
però proprio di farmi vedere totalmente naturale non mi va nei video. E quindi adoro quest'acqua che mette filtri, robe varie, poi ci sta, dai, estate. Tra l'altro, ho un rossetto che è uguale a casa. Nulla, oggi il tempo non è proprio bellissimo, eh? Cioè, non è brutto, però non è neanche quel sole. Intanto la finestra va, viene, fa quello che vuole, vabbè. Neanche quel sole che spacca le pietre, che dici, oddio, fa caldissimo, eccetera. E la mitica di Tiger, vedete? Pesa un botto, raga, un botto. E intanto il filtro, aspettate, aspettate. Oh, che vlog! Il filtro se n'è andato, ovviamente. Cosa dicevo? Ah sì, quella di Tiger non è proprio una borsa mare, ma è tipo una borsa di quelle di tela un po' grandi. E nulla, fa caldissimo qua dentro. Stanotte non ho dormito tanto bene perché è un po' il caldo, un po' il letto che non mi piace tantissimo, non è molto comodo. Più che altro rispetto al mio, sapete, quando si cambia letto è sempre un po' un dramma. Però niente, ce l'ho fatta comunque. Ce l'ho fatta. Niente. Adesso vado e cercherò una spiaggia libera perché comunque ho visto ieri sera che ce ne sono due o tre. Però una non l'ho capita. Una è bella perché c'è la sabbia, mi piace la sabbia, non mi sa se rompi gambe, rompi piedi. Però non ho capito bene se è libera, se non è libera. Quindi andrò a ispezionare. E nulla. Ci vediamo più tardi. Ciao. Quella nuvola non mi piace per niente. Metti a fuoco. Oh mio Dio. È orribile, è tutta grigia. Comunque, questa è la spiaggetta che ho trovato. C'è nessuno. Non male, dai. Però un po' più di sole sarebbe gradito. Spiaggetta. Ho trovato questo posto che è metà all'ombra, perché come sapete io non amo il sole, quindi metà all'ombra, metà al sole, perfetto. Ho la mia acqua di cocco, come mi devo mettere così? Rinfrescante, e la mia super crema solare, cioè praticamente sono a posto. Si è aperto anche un po' più il cielo perché prima era nero. Avrete visto qualche ripresa e mi ero preoccupata. Ho appena fatto il bagno, l'acqua è carina, nel senso che non è fredda e neanche calda, quindi si sta bene. E sono le 10:30. È molto presto, cioè pensavo fossero almeno le 11. E invece no. Tanto qua c'ho il delirio nella borsa. Avevo preso quelle, non so se si vedono, sì, laggiù, le scarpine là, per praticamente camminare coi sassi, però qua c'è. Cioè non è proprio, vedete, non è proprio sassi grossi, quindi va bene anche a piedi nudi, insomma. E niente, ci si vede più tardi. Bye bye.
fuori. Faccio un po' ping pong. Tra tutte le cose che ho dimenticato, no, non è vero, l'unica cosa che ho dimenticato era lo spazzolino da denti. Ieri infatti li ho lavati con tipo un fazzolettino e poi ho portato il colluttorio, ho usato quello e oggi sono andata a comprarmi questi e poi ho trovato Ipersoap e mi sono presa due maschere perché non ne ho portate dietro, cioè io avrò solo maschere a casa praticamente e sono una deficiente che non se ne è portata neanche mezza. Che brava, eh? Comunque ho preso questa Clinians Hydra Plus, maschera viso, pelle normali e succo di aloe vera che non ho mai provato, non l'ho mai presa. Era in offerta da Ipersoap a 99 centesimi e questa 79. Questa invece la uso spesso. Penso che mi farò questa stasera perché oggi ho notato che ho la pelle abbastanza grassa. Cosa stranissima per me, perché di solito io ho la pelle normale, cioè, però tra la mascherina che fa sudare, tra la crema solare, tra insomma il sole, non lo so, oggi ero completamente lucida, completamente tipo oleosa e non mi piace sta cosa. Poi non mi sto neanche più truccando, mi sono truccata leggermente stasera giusto perché volevo andare a fare due foto al mare e poi non l'ho fatto. Sono proprio un caso disperato. Non ho fatto però per un motivo, perché mi sono persa nelle varie viuzze che ho trovato, molto carine. E quindi. E buonasera, buonasera a tutti quanti. Sono le 11 passate, credo, 11 e un quarto. E sono a letto perché è finita la giornata, è finito il secondo giorno. Fa caldo, però stasera meno di ieri, quindi speriamo di riuscire a dormire meglio. Tra l'altro fa ridere perché ho messo cose bagnate ovunque, perché non c'è uno stendino e non c'è. Intanto arrivano messaggi, non fateci caso. Non c'è un posto da stendere e quindi ho appeso cose ovunque, alla doccia, alla sedia, alla saracinesca fuori, dappertutto. Infatti prima ho guardato, non c'erano più le scarpe, ho detto oddio, sono cadute di sotto. E invece no, le avevo solo spostate. Però immaginate se cadevano di sotto, che disagio. Non so neanche dove recuperarle perché mi sa che da sul giardino di qualche casa. Figure, che figure. Niente. Io vi do la buonanotte. Questi vlog penso che saranno divisi ovviamente perché sennò viene un vlog di 30 minuti o roba del genere, molto probabilmente. Però non so se faccio proprio il classico video vlog che poi vi saluto e ne inizio un altro. Quasi quasi lascio andare così le riprese e metto una bella schermata con scritto To be continued, ovvero continua, e vado avanti così. Quindi questa serata finisce qua e nulla. Ci si vede domani, domani è terzo giorno, sì, il terzo. Fa strano, cioè mi sembra che sono qui da una settimana. Invece no, sono il terzo giorno. Questo filtro è molto carino, mi piace. Ciao.